avere radici profonde dentro di sé. La chiave è trovarsi in uno stato di connessione permanente con il corpo interiore, sentirlo in ogni momento. Ciò intensificherà e trasformerà rapidamente la tua vita. Più consapevolezza direzioni nel corpo interiore, più alta diventa la sua frequenza vibrazionale. Un po' come una luce che cresce di intensità se giri il regolatore di luminosità, aumentando l'afflusso di corrente elettrica. A questo livello di energia superiore, la negatività non può più condizionarti e tendi ad attrarre nuove circostanze che riflettono questa frequenza più elevata. Se mantieni il più possibile l'attenzione focalizzata sul corpo, resterai ancorato all'adesso. Non ti perderai nel mondo esterno e nemmeno nella mente. Pensieri ed emozioni, paure e desideri potranno ancora essere presenti in certa misura, ma non prenderanno più il sopravvento su di te. Prova a verificare dove si trova la tua attenzione in questo momento. Questo è il fulcro della tua attenzione. Stai ascoltando queste parole e lì c'è la tua attenzione. Sei anche marginalmente consapevole dell'ambiente circostante, delle altre persone e così via. Inoltre, può esserci dell'attività mentale riguardo a ciò che stai ascoltando. Eppure, non è necessario che tutto questo assorba la tua completa attenzione. Cerca di restare contemporaneamente in contatto con il tuo corpo interiore. Mantieni parte della tua concentrazione sull'interno, non lasciare che fuoriesca completamente. Senti tutto il tuo corpo da dentro, come un unico campo di energia. È un po' come se stessi leggendo con tutto il corpo. Fai in modo di esercitarti con questa pratica nei giorni e nelle settimane a venire. Non cedere tutta la tua attenzione alla mente e al mondo esterno. Focalizzati su quello che stai facendo, ma cerca il più possibile di sentire contemporaneamente il corpo interiore. Resta radicato dentro di te. Poi osserva in che modo questo alteri il tuo stato di consapevolezza e la qualità di quello che stai facendo. Ogni volta che ti capita di aspettare, dovunque succeda, usa questo tempo per sentire il corpo interiore. Così facendo, il traffico e le code diventeranno molto piacevoli invece di proiettarti mentalmente lontano dall'adesso. Entraci in profondità, scendendo più giù dentro il tuo corpo. L'arte della consapevolezza del corpo interiore si manifesterà in uno stile di vita del tutto nuovo, in uno stato di connessione permanente con l'essere, e apporterà alla tua vita una profondità che non hai mai conosciuto prima. È facile restare presenti come osservatori della mente quando siamo profondamente radicati nel corpo. A prescindere da quel che accade all'esterno, niente potrà più sconvolgerci. Finché non sei presente, e abitare il tuo corpo ne è un aspetto essenziale, continuerai a essere governato dalla mente. Il copione mentale che hai imparato tanto tempo fa, il condizionamento della mente,
detterà il tuo pensiero e il tuo comportamento. Puoi liberartene per brevi periodi, ma raramente a lungo. Questo vale soprattutto quando qualcosa va storto o si verifica una perdita o un turbamento. La tua reazione incondizionata allora sarà involontaria, automatica e prevedibile, alimentata da quell'unica emozione fondamentale che sta sotto allo stato di consapevolezza, che si identifica con la mente, la paura. Perciò, quando ti trovi davanti a queste difficoltà, come spesso può accadere, prendi l'abitudine di entrare subito dentro di te e di focalizzarti il più possibile sul campo interiore di energia del tuo corpo. Non ci vuole tanto, solo qualche secondo, ma devi farlo subito, non appena si presenta una difficoltà. Se temporeggi, prenderà il sopravvento una reazione mentale emotiva condizionata. Quando ti focalizzi all'interno e senti il corpo interiore, diventi subito calmo e presente perché allontani la consapevolezza della mente. Se in quella situazione è necessaria una risposta, essa giungerà da questo stato più profondo. Così come il sole è infinitamente più luminoso della fiamma di una candela, c'è molta più intelligenza nell'essere che nella mente. Finché sei in contatto consapevole con il tuo corpo interiore, sei come un albero profondamente radicato nella terra o come un edificio con solide fondamenta. Quest'ultima analogia viene usata da Gesù nella parabola dei due uomini che costruiscono una casa, generalmente fraintesa. Uno la costruisce sulla sabbia senza fondamenta e quando sopraggiungono le tempeste e le alluvioni, la casa viene spazzata via. L'altro scava in profondità fino a raggiungere la roccia e qui vi costruisce la sua casa, che non viene distrutta dalle intemperie.